Buongiorno a tutti, sono Davide Dornetti di Agricoltura Innovativa e finalmente il meteo, le condizioni meteorologiche ci hanno consentito di iniziare a fare i lavori. Qua da dove vi parlo, dalla Pianura Padana in Lombardia, dalla fine di marzo fino alla metà di aprile praticamente è piovuto non ininterrottamente, ma a sufficienza da non consentirci di entrare in campo tra una finestra e l'altra. E quindi siamo, non voglio dire in completo ritardo sui lavori, ma sicuramente non siamo nella condizione di poterci rilassare. Adesso finalmente il tempo si è sistemato e che ci mette nelle condizioni di doverci portare avanti a fare tutti quei lavori che non siamo riusciti a fare prima. Per prima cosa, innanzitutto, visto che io ho deciso di aderire al PSR nella misura 10.1.4 della minima lavorazione della cover crops, devo terminare appunto la cover dell'anno scorso. Intanto, per chi non lo sapesse, che cosa sono le cover crops? Sono delle colture intercalari tra due colture principali da reddito. Sono colture che servono a proteggere i terreni e che non vengono raccolte. Ma perché ho fatto la scelta di mettere questa cover crops? Sostanzialmente per due motivi. Uno, per sfruttare tutti quei miglioramenti agronomici che la cover crops ti consente di avere sul tuo terreno, che andiamo velocemente a ricordare. Prima di tutto, trattengono l'azoto e non consentono all'azoto di essere dilavato nel terreno. Inoltre, in alcuni casi, alcune di queste specie che si possono mettere sono delle leguminose e quindi sono delle azoto fissatrici vere e proprie. Gli apparati radicali di queste piante svolgono all'interno del terreno una vera e propria azione meccanica che rende il terreno più soffice e consente al terreno di essere più arieggiato. Inoltre consentono a tutta una serie di microrganismi anche di svilupparsi e sappiamo tutti quanto i microrganismi facciano bene al nostro terreno. Bisogna inoltre dire che la copertura dei terreni nel periodo invernale soprattutto consente anche di diminuire l'insorgere di infestanti e inoltre di difendere anche il terreno da le piogge battenti e comunque in generale i fenomeni meteorologici che potrebbero danneggiarlo o comunque provocare effetti di ruscellamento e problematiche, specie nelle zone collinari. Inoltre, l'altro motivo, il vil denaro, la regione Lombardia, come quasi tutte le regioni italiane, se non tutte le regioni italiane, danno un contributo nel piano di sviluppo rurale, nel PSR, nel caso della Regione Lombardia appunto il 10.1.4, questo è il nome della misura, proprio un contributo economico di 180 euro a chi mette queste appunto cover crop. Io in particolare anche quest'anno, come l'anno scorso, quindi già il secondo anno, ho deciso di scegliere tra le varie possibilità che ci sono la senape bianca. Questa è una coltura che appunto è una coltura geliva, quindi dovrebbe autoterminarsi in primavera, cosa che è assolutamente puntualmente successa l'anno scorso. Questo non è successo quest'anno. Come potete vedere, la senape è arrivata ad un'altezza di 1,5 m ed è arrivata completamente in fioritura, con anche uno spettacolo piuttosto bello nei nostri campi e inusuale, specialmente qua in Lombardia, in Pianura Padana. Campi molto colorati, un giallo intenso molto bello, ma sostanzialmente non era quello che volevamo, e cioè che si autoterminasse in modo da risparmiarci un passaggio. Questo quest'anno non è successo, probabilmente è stato a causa appunto meteorologica, dovuta al fatto che l'anno scorso l'autunno siccitoso non ha consentito uno sviluppo veloce di questa pianta e quindi la pianta non è stata terminata dal gelo quest'autunno, il che l'ha fatta ripartire questa primavera ed ha portata in fioritura. E la cosa non è assolutamente un problema perché alla fine abbiamo dato una passata di discone che ha consentito innanzitutto di interrare appunto questa cover e dall'altra parte di arieggiare anche il terreno dopo le piogge e di farlo asciugare. Successivamente io farò una passata di coltivatore da minima lavorazione e preparerò con una sola passata il letto di semina per poi seminare appunto il mais. Dimenticavo, post scriptum, una comunicazione di servizio. Partendo dal presupposto che chi segue questa pagina, circa 20.000 in questo momento, voglia vedere appunto i video che noi proponiamo, vi devo dire che a causa del cambio dell'algoritmo in Facebook,
Solo circa il 10% delle persone che seguono la pagina vedono un video quando io lo posto. Se volete essere sicuri di vedere il nostro materiale, i video che ogni settimana mettiamo, dovreste andare sulla pagina Agricoltura Innovativa. Sul pulsante Segui, cliccarci sopra ed esce un menu a tendina, secondo che siate da PC o da tablet, cambia poco, in cui dovete mettere Segui per primo. In questo modo riuscirete a vedere tutti i video, che noi facciamo. A noi questo fa molto piacere, spero che possa far piacere anche a voi. Quindi mettete Segui per primi sulla pagina, al pulsante Segui della pagina Agricoltura Innovativa. Grazie, ciao, buon lavoro a tutti.